Bike Show TV corre anche sul digitale con l'applicazione per iPhone e iPad da scaricare su iTunes. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Bene, siamo qui con Gianni Toriani, responsabile del Museo del Ghisallo, consigliere del Museo del Ghisallo dentro nell'organizzazione. Il Museo del Ghisallo, un gioiello per il ciclismo. Gianni, quali sono le iniziative tue e del Museo del Ghisallo? Allora, in questo momento intanto ringrazio la vostra ospitalità, mi fa piacere mettere al corrente quelli che sono gli appassionati delle iniziative che il museo con la sua attività, ovviamente sempre aperto in questi giorni, soprattutto nel periodo festivo, e chiunque lo voglia visitare credo che ne rimarrà attonito per la bellezza di quello che può vedere sia in termini di biciclette che di materiale esposto. Personalmente voglio ricordare che a partire dal 24 di settembre stiamo organizzando una mostra denominata I Tre Uomini d'Oro, dedicata in particolare a Fausto Coppi, Gino Bartali e Fiorenzo Magni, e quindi sarà proprio un'occasione per poter ammirare e vedere sia dal punto di vista fotografico con la collaborazione della Edith Vallardi e la cura che nella selezione del materiale perverrà da Giuseppe Castelnovi, poter ammirare delle splendide fotografie e anche dei cimeli legati all'attività di questi tre campioni. Qual è la molla che tiene sempre in alto questi campioni? Magni, Coppi, Bartali, nel cuore della gente dopo tantissimi anni. Diciamo che il ciclismo vive nel ricordo e nella memoria di questi che sono, parlo di Bartali e Coppi, dei miti, e poi soprattutto dell'attuale presidente del museo Fiorenzo Magni, che è un mito vivente, una persona che con la sua passione, con il suo entusiasmo ci coinvolge tutti. Quindi un grazie a Fiorenzo Magni e un grazie a tutti coloro che collaborano per la riuscita delle iniziative del museo. Il leone delle Fiandre è un leone veramente in tutte le cose, è lui il trainer. Indubbiamente, credo che l'appellativo sia proprio giusto e in questo senso meritato, perché la grinta e la passione di Fiorenzo Magni sono presenti attualmente anche in qualità di presidente del museo. Quindi l'iniziativa allora per quando? Partirà dal 24 settembre in avanti fino alla chiusura invernale, quindi sarà Museo del Ghisallo. Museo del Ciclismo del Ghisallo, Magreglio, dove c'è anche il santuario, la chiesetta, quindi un invito a tutti a presenziare e a partecipare. Vorrei anche ricordare che questo riguarda il Museo del Ghisallo, invece il 1 ottobre ci sarà la cronoscalata al muro di Sormano, aperta a tutti, e anche questa è un'occasione perché chi vuole cimentarsi in questa iniziativa è libero, per tutti coloro che possono, sia con la mountain bike che con la bici da corsa. Lo storico muro, proprio quello vero. Di Sormano, quello vero, 1 km/800 m con pendenza attorno al 25% in alcuni tratti. Bene. Noi ti ringraziamo. Sì, se poi mi permetti faccio un ultimo cenno e ringrazio Bike Show che per questa ospitalità, che noi avremo al nostro fianco come media partner in queste iniziative, ma solo piacere. E vorrei ricordare che il 17 settembre ci sarà la 14ª edizione del premio dedicato alla figura di mio papà Vincenzo Toriani a Forte dei Marmi, e quindi credo che questa sia una bella occasione per cominciare a ricordare questa iniziativa. Bene, una grande iniziativa, 17 settembre. Esatto. Bene, il ricordo di tuo papà è la 14ª edizione del premio Toriani. Ricordiamolo, 47 Giri d'Italia. 47 Giri d'Italia da direttore generale Giri d'Italia, quindi il patron. Perché quando si dice il patron è Vincenzo Toriani, tuo papà. Una grande tradizione che ti ha contagiato. Ma sicuramente, almeno noi ci teniamo come figli a onorare la memoria e il ricordo di papà, e nel nostro piccolo cerchiamo di fare del nostro meglio. Grazie. Bene, quindi appuntamento il 17 settembre, il 24 poi settembre, sempre invece al museo, a Ghisallo. E il 1 ottobre la cronoscalata. Bene, grazie a Gianni Toriani. Grazie.
Grazie Daniele. Siamo qui, siamo già in collegamento, Serena Danesi, dai, presentaci le ragazze che abbiamo qua ospite oggi qua con noi a Bike Show, visto che conosci bene, sono campionesse giovanili, giusto? Esatto, le campionesse del futuro, abbiamo esordienti, allieve e juniores. Allora, allieve, juniores, no. Juniores. Juniores, allieve ed esordienti. Accidenti. Partiamo con le più grandi, diciamo così. Con chi bene. Siamo? Veronica Cornolti, la mia squadra è di Asti, nuovo ciclismo, quest'anno è andata particolarmente bene, ci sarà in previsione il mondiale, speriamo di correrlo e niente. Campionati italiani, come sono andati? Come sono andati gli italiani? Questa è una medaglia, eh? Ma gli italiani sono andati bene, sono riuscita a conquistare la terza piazza d'onore e niente, è andato abbastanza bene, dai. Bene, poi chi è che abbiamo? Passiamo da Bergamo a Brescia. Flora Boldrini, sono di Montichiari e corro per una squadra bergamasca e quest'anno diciamo che è andata abbastanza bene e speriamo di continuare così fino a fine stagione. Bene, vittorie, com'è andata fino adesso? Non l'ha detto ma ci sono. Facciamocelo dire allora. No, è solo una, però mi hanno detto che è di prestigio, quindi ci accontentiamo di quella, poi piazzamenti. Qual è? È Liberazione di Crema. Ah beh. Corsa che ha vinto anche una certa Giorgia Bronzini, quindi sì. Il futuro. Liberazione sicuramente è una gara importante di prestigio e non è facile vincerla. Bene, poi chi abbiamo? Passiamo dalle esordienti alle lieve, abbiamo due esordienti. Hanno il microfono? Hanno il microfono? Sì. Allora, sono Martina Alzini, esordiente secondo anno, quest'anno mi è andata molto bene, sono soddisfatta dei risultati e ho vinto gli italiani in strada. Esordiente, quanti esordiente. Anni? Quanti anni? 14. 14. Ah, ma io pensavo che era la più grande. Ricordiamo che è il secondo anno consecutivo che vince il campionato italiano. Sì, quindi, infatti molto poi felice. Hai vinto anche in pista? Sì, in pista la corsa punti, il campionato italiano l'anno scorso a Mori. E quest'anno tra circa 3 giorni ci saranno i prossimi campionati italiani in pista 2011 a Pordenone. Bene, quindi si spera sei bene. Pronta? Abbastanza, sì, dai. Hai vinto da poco l'italiano, giusto? Sì, sì. Bene, poi chi abbiamo? Silvia Persico, sono esordiente secondo anno, corro per il team Valcar. Quest'anno sta andando abbastanza bene e si spera di vincere ancora. Bene, vittorie? 3. Tre, la più importante? Tutte e tre. Ma dopo vi chiederò come specialità, cioè velociste, scalatrici. Dopo vi chiedo, adesso. Io sono Claudia Cretti, vengo da Bergamo, Costa Volpino, corro nel GSC Villongo e quest'anno è stata una buona stagione, ho vinto il campionato italiano e anche è stato prestigioso perché correvo con le ragazze più grandi di me, quindi sono contenta anche perché è il secondo anno di fila che lo vinco. Allora, te lo chiedo subito, scalatrice, velocista, passista. Adesso è un po' presto per dirlo, però penso più velocista. Più velocista, bene. Io sono Spano Laura, vengo da Milano, però corro in una squadra bergamasca, GSC Villongo. Questa stagione sta andando molto bene. Sono vice campionessa regionale di cronometro e altri piazzamenti su strada e spero che arrivi presto una vittoria. Quindi sei una passista? Sì. Bene. Vedi. Adesso chiediamo a loro che mi hanno detto, lei è velocista? No, sono scalatrice. Allora mi ha fregato lei. Sì. Te invece? No, io visto che in salita vado più indietro che avanti. No, dai, per adesso vedo che me la cavo di più nelle volate. Non sono proprio una velocista pura, però. Passista veloce? Sì, più quello. Qual è il corridore, diciamo, che ti piace, il tuo idolo? E chi fa il tifo? Beh, no. Cavendish? Cavendish, le sue volate sono. Vedi. Imperiali, sono per adesso il migliore velocista per me che ci sia, quindi mondo, per lui Cavendish. Sì. Bene, sentiamo di qua invece, per chi fate il tifo voi? Ma io per Gilbert, anche perché a me piace la salita e quindi il mio idolo è lui. Philippe Gilbert e Boissonhagen? Piace? Sì, anche. Perché sono tipologie di corridori che si assomigliano, sì, un po'. È vero. Bene, sentiamo invece. Ma diciamo che Marianne Vos mi ha stupito in quest'ultimo giro d'Italia. Idolo
Quindi è il tuo idolo? Sì, diciamo che si difende bene in tutte le specialità, quindi penso sia più che un idolo. Beh, noi l'abbiamo chiamata la cannibale perché come Merckx ha vinto ormai in tutte, a 24 anni, giusto, Marianne Vos, e ha vinto in tutte le discipline, quindi veramente un grande fenomeno del ciclismo femminile. Quindi e ha dominato il giro. E ha dominato il giro e qui abbiamo la maglietta, grazie a Sara Brambilla, che voi non la vedete ma è là, quindi anzi la vedete che è là, quindi fregata Sara, l'abbiamo presa. Dai, però vieni a dirci due parole, finito il Giro d'Italia, vieni qua con noi un attimo, dai. Vogliamo sentire l'organizzatrice del Giro Donne. Ecco. Voi so che siete pronte a partire per i ritiri, giusto? Chi è che va in ritiro qua? Lei. Domani corre in Toscana, quindi... Ah, lei corre in Toscana. E le altre ragazze invece vanno con la nazionale? No, le ragazze stanno preparando i campionati italiani di pista, quindi oggi giorno di posa e lunedì si riparte. Si riparte, via tutta. Allora, passiamo il microfono, Sara Brambilla. Allora, tanto complimenti. Grazie. Complimenti per il Giro d'Italia femminile, grande successo. È stata un'edizione veramente fantastica, grande successo di ascolti su Rai e su Bike Show TV che quest'anno ci ha seguito e abbiamo creato un bel team con l'ingresso di Serena, di Roberta Ceppi e di tutti i ragazzi. Era inviato speciale. Sì, sì. Quindi, era la vostra voce sul campo, diciamo. C'era Alberto Rigamonti, bravissimo Alberto, però tutto lo staff. Grande pubblico sulle strade agli arrivi quest'anno? Sì, quest'anno ci siamo stupiti, soprattutto le ultime due tappe, quelle piemontesi, abbiamo veramente avuto pubblico, grande tifo e anche per le ragazze era uno stimolo ad andare avanti, per cui speriamo l'anno prossimo di crescere ulteriormente e di avere ancora più pubblico. Qualche novità, quest'anno c'era l'inno, la canzone del Giro d'Italia. Sì, quest'anno avevamo l'inno ancora dedicato a Marina che è scaricabile su iTunes, avevamo Alissa che ci seguirà ancora l'anno prossimo perché Alissa è nata quest'anno e sta portando avanti dei progetti per comunicare ai ragazzi dei messaggi positivi. La canzone rimarrà e ci seguirà ancora e poi vabbè, altre novità. Sempre con Marina Roma. Marina ormai è l'energia, il carburante di questo del Giro finché lo organizzerò. Bene, quindi appuntamento all'anno prossimo. L'anno prossimo Giro d'Italia. Con le ragazze invece le aspettiamo il Giro d'Italia femminile. Sì, assolutamente, a fare il tifo e poi quando cresceranno le voglio vedere in prima linea partire e soprattutto all'arrivo. Bene, noi vi ringraziamo, facciamo un bocca al lupo per le vostre gare e poi vi aspettiamo Bike Show con le vittorie. Sì, giusto? Anche senza, a trovarti, dai. Da noi vengono tutti i ciclisti. Bene, appuntamento allora con le ragazze e ci vediamo più avanti. Ciao a tutti. Ciao a Bike Show! Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show TV su YouTube.